però li incoraggia, insomma, cerca di fare il leader, ma finora devo dire che Osimhen si è visto per quell'errore di Bremer, ma è ben contenuto dalla difesa bianconera, che adesso riparte, lancio in area di rigore, il pallonetto, palo! Ma vediamo, non si è alzata la maglietta, quindi non si è alzata, chiedo scusa, la bandierina del guardialine, quindi si erano fermati tutti. Vlahovic va a fare il colpo da sotto sull'uscita di Meret e prende un palo clamoroso, io mi ero fermato, come si erano fermati diversi giocatori del Napoli, per valutare la posizione di Vlahovic, che in caso di gol sarebbe stato oggetto di revisione VAR. C'è da dire che però il guardialine all'antica, ossia quello di destra, Passeri, ha tenuto giù la bandierina e quindi nella storia della partita il palo di Vlahovic clamoroso rimane. Bel gesto tecnico da parte di Vlahovic, che ha dovuto provare la conclusione da posizione leggermente defilata sulla sinistra. Ha visto Meret uscire da tu per tu, smarcato benissimo da una verticalizzazione. Tocco morbido, pallone che è andato a impattare il palo. La sensazione era che potesse avere ragione il guardaline, ovvero che potesse essere partito in posizione regolare, prendendo bene il tempo la linea difensiva avversaria. L'attaccante croato che ribadisce tutta. 41esimo minuto, stadio Diego Armando Maradona, è sempre 0-0 tra Napoli e Juventus, ma è una partita molto molto vivace, con tantissime occasioni da segnalare, anche se un solo calcio d'angolo, quello battuto poco fa dal Napoli. Adesso ci prova Traoré sulla sinistra, sta per entrare di rigore, Traoré la mette al dietro, Anghis sta troppo sotto il pallone, riesce a colpire, quasi colpo di biliardo, ma incoccia nelle caviglie di Bremer. Riparte ancora il Napoli, ma era buona la posizione di Anghis, ancora Traoré che sta crescendo, il cross di Traoré troppo alto per Osimhen, spazza via il Junior, ma in una zona dove non ci sono compagni e quindi può ripartire Rachmani. Adesso il pubblico della Maradona incita gli azzurri, che stanno spingendo nella metà campo della Juventus, ancora con Juan Jesus, ancora con Kvaratskhelia è affrontato da Alcaraz, il georgiano va verso il fondo, prova lo slalom in area di rigore, è costretto a rientrare, è costretto ad uscire, ancora Kvaratskhelia, il tocco all'indietro ancora per Rachmani, il controllo del difensore kosovaro, il tocco poi sulla destra ancora per Politano all'uno contro uno con Iling Junior. Politano tiene palla, forse un po' troppo, cerca di andare via, il tocco all'indietro per Di Lorenzo, troppo lungo, colpo in testa, Kvaratskhelia, rete! Al volo Kvaratskhelia la mette dentro sul palo dove Szczęsny la può toccare ma non la può frenare, azione insistita Napoli, il destro in volo di Kvaratskhelia, imperfetto l'intervento di Szczęsny, ma non era facile sul tiro. Scusa, deve ancora riprendere il gioco, tra l'altro l'arbitro allontana un pallone sgonfiato, dico io, forse dalla bordata di Kvaratskhelia, da distanza ravvicinata. Sì, abbiamo visto, il palo era quello di Szczęsny, il portiere polacco la tocca, però diciamo pure, non è che è un errore clamoroso del portiere, perché quando uno sulla pallone che scende calcia al volo da 15 metri, se la pari fai una prudenza. Assolutamente, si è coordinato benissimo, si vedeva che attendeva proprio quel pallone che stava scendendo a Kvaratskhelia per colpire con più determinazione, per lasciare il segno, e ci è riuscito. Forse era un po' troppo schiacciato sulla linea di porta Szczęsny, in questa circostanza è riuscito a intuire, è riuscito a toccare il pallone che però è terminato all'interno della porta. Adesso sentite il grandissimo entusiasmo dello stadio Maradona per questo nono gol in campionato del georgiano, che sta trovando una costruzione. Errore Napoli, attenzione, la Juve si divora con Vlahovic il gol del pari, ennesimo errore in uscita del Napoli, questa volta mi è parso di Traoré, Vlahovic tutto solo con Meret pure fuori dei pali, calcia a botta sicura, la palla lambisce la traversa e accarezza la rete, ma termina sullo fondo, ma un'occasione che la Juve non avrebbe dovuto sprecare. E questo è stato un grave errore di Vlahovic, se i due precedenti erano stati dei tentativi falliti di poco, questo è stato davvero un errore, perché era solo nella posizione più comoda per concludere, aveva tutto lo specchio aperto davanti a sé. Vlahovic ha forse provato a dare ai primi troppa forza al pallone piuttosto che piazzarlo, pallone di poco alto, ma davvero che occasione sciupata dalla Juve, poteva subito rimettere la situazione in pari. Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo Andrea Colombo, sì, c'è da dire che questa addirittura più del palo, perché il tocco per Iling Junior, buoni gli spunti di Iling Junior, un po' meno le conclusioni. Intanto Chiesa lascia sul posto un avversario, entra in aria, tocco all'indietro, Juventus in aria, si allunga il pallone, conclusione che diventa un assist, il tiro e la palla ancora alta, ancora occasione.
Milan e Juventus, e il pallone da buona posizione che viene calciato altissimo, si dispera. Il giocatore della Juventus, Cambiaso, che ha avuto involontariamente, perché era un tiro sbagliato, che è diventato un assist. Stop e tiro di Cambiaso, palla altissima sopra la traversa, ma questa la annoveriamo a Luigi Carbone come ennesima occasione fallita dalla Juve. Ennesima e grandissima occasione, davvero Ghiotta, perché anche in questo caso era davvero solo, poteva mirare, poteva prendere la mira Cambiaso, e anche in questo caso ha cercato, come nel primo tempo Vlahovic subito dopo il gol del Napoli, la soluzione di forza, ma ancora la Juve in avanti, ancora con Vlahovic al limite dell'area di rigore. Vlahovic, il tiro che viene murato dall'uscita del migliore dei difensori del Napoli per distacco, Rachmani, che poi riesce a rilanciare la manovra, poi c'è un intervento di Alessandro che va direttamente sull'uomo e quindi c'è il calcio di punizione, battuta a sorpresa, la punizione, Osimhen lanciato in aria, duello con Bremer che è costretto a mettere in corner per il primo angolo della ripresa, il secondo complessivo a zero per il Napoli, e si serve davvero poco Luigi Carbone per accendere il Maradona, boato per questo calcio d'angolo. Assolutamente, lo stesso Osimhen ha aizzato la curva, ha fatto un cenno per far salire il volume, e invece Bremer, per stemperare un po' la tensione di questo scatto, è andato a dare un calcetto al palo. Adesso il Napoli ha battuto l'angolo. Politano corto con Kvaratskhelia, Politano prova a svariare, ancora serie di finte, va verso il fondo e la cross alto per Osimhen, prova la girata volante ma la manca. Il giocatore del Napoli che si era portato in avanti, si trattava proprio di Rachmani. Il retropassaggio ancora per Juan Jesus, il controllo di Anguissa, poco per Traoré, comunque cresciuto l'ivoriano dopo un inizio timido, in effetti Calzona lo sta schierando titolare da quando è in panchina. Assolutamente, un acquisto di gennaio, è arrivato in prestito dal Bournemouth e si sta disimpegnando bene, era partito male ma è cresciuto, deve tenere alta la tensione però. Politano ancora fronteggiato, riesce a rimettere il pallone al centro per Osimhen, anticipato da Rugani, recupera però palla ancora la formazione del Napoli, il tocco corto, recupera Kvaratskhelia, girandola di Kvaratskhelia sul pallone, poi il tocco all'indietro ancora per il Napoli, ancora per Kvaratskhelia, chiede il pallone e lo ottiene Rachmani all'altezza del cerchio di centrocampo, c'è anche Lobotka, il tocco poi tutto a destra dove c'è Politano, ha di fronte a Sailing Junior, lo elude con un tocco all'indietro per Di Lorenzo, Di Lorenzo ancora per Rachmani, il cambio di gioco per Matteo Oliveira che però è costretto a retrocedere e a quel punto va a chiamare in a causa il lontano portiere Meret, con completo rosso per lui, un paio di interventi per Meret, per il resto direi graziato dagli avanti bianconeri. Assolutamente, è stato reattivo su un tiro di Ealing Junior e poi attento nelle uscite quando è stato chiamato in causa, però sì, certamente in un paio di circostanze, quella alla fine del primo tempo è stato graziato proprio da Vlahovic, e in questa ripresa dal tiro di Cambiasso. Tra l'altro in quell'occasione il Napoli era disposto in maniera un po' strana, Calzona aveva chiesto a Di Lorenzo di fare pressing alto, era rimasto quasi al limite dell'area avversaria il capitano del Napoli, poi la ripartenza sulla sinistra della Juve, c'era Politano che è andato a opporsi a Chiesa senza efficacia, è stato saltato di netto e da lì poi è scaturita l'occasione per la Juventus, adesso ancora Kvara. E Napoli che ha ricacciato indietro la Juventus, che ha iniziato il secondo tempo con la punizione di Vlahovic, con l'occasione grossa per Cambiaso, nata però da un tiro sbagliato mi è parso di Miretti, lui ha stoppato e ha tirato troppa potenza quando invece avrebbe dovuto angolare, non è certo uno stoccatore Cambiaso, insomma il suo ruolo è un altro, però ha avuto una palla buona per riportare la Juve in parità, ancora Lobotka, Napoli che sale, il tocco per Di Lorenzo, Di Lorenzo per Politano, Politano rientra nella sua metà campo e poi probabilmente chiamerà in causa Meret, visto che insomma stavano andando in pressing quelli della Juve. Retropassaggio per il portiere Meret che si ferma, osserva l'appiazzamento dei suoi compagni, nessuno della Juve che va in pressing, prova timidamente Vlahovic, Meret allora batte come fosse un calcio da fermo, palla per Osimhen, scavalcato Politano, non riesce a tenerla in campo, la rimessa con le mani e in a favore della Juventus se ne incarica Alessandro, due palloni in campo, uno viene prontamente allontanato da un componente la panchina della Juventus, il tocco di Alessandro, Alessandro c'è Bremer lì vicino, vediamo che Alessandro avanza un po', non trova compagni liberi, prova a fargli incontro Miretti, poi il pallone per Vlahovic, la sponda di Vlahovic con il petto per Chiesa, Anguissa lo precede, Osimhen duello di fisico con Bremer,
che lo trattiene, Osimhen gli va via, l'arbitro fischia il fallo e Bremer rischia perché è uno dei tre giocatori ammoniti. E quello che vuole adesso lo stadio Maradona, vorrebbe vedere un cartellino, grandissimo rischio da parte di Bremer che prima ha trattenuto un po' Osimhen, poi evidentemente si è accesa la lampadina, si è ricordato di essere ammonito, ha lasciato la presa, l'arbitro ha fischiato, ha rischiato, secondo me non potrà permettere. Ossia Chiesa, ma adesso c'è un tiro e un gol clamoroso della Juventus, un destro a tagliare tutti, vanno ad esultare in panchina, grandissimo gol della Juventus con Dusan Vlahovic, che anzi con Chiesa che ha segnato. Chiesa, Vlahovic va ad abbracciarlo, un diagonale, stavo proprio dicendo, petardo fragorosissimo, che è Chiesa con Yildiz, non sta attraversando il suo momento migliore, si è inventato un gol alla Chiesa, una rasoiata di destro che è andata a prendere l'angolo nonostante l'area fosse piena di giocatori. Ha pareggiato la Juventus, ha pareggiato Chiesa, 36esimo, Napoli 1 Juventus 1. Un diagonale letale nel momento di maggiore difficoltà probabilmente della Juventus, è stata in questo caso ottimo il supporto di Alcaraz, giocatore in ombra fino a questo momento, però ha trovato l'imbucata giusta, ha vinto un contrasto a 20, 22, 23 metri dall'area, è riuscito a servire Chiesa che tanto intelligentemente si era spostato sul versante destro d'attacco della Juventus, da posizione leggermente defilata dall'interno dell'area, ha davvero preso la mira, ha scoccato un diagonale preciso, un colpo da biliardo nell'angolino basso alla destra di Meret, che ha provato a intervenire con un tuffo alla sua destra, non c'è riuscito, è certamente un colpo da campione quello di Chiesa, che fotografa il primo tentativo tra l'altro dell'attaccante della Juventus, ci avevano provato da quella posizione sia Vlahovic sia Cambiasso senza fortuna, lui indisturbato anche questa volta è riuscito a pareggiare, doccia fredda per lo stadio Maradona. Dobbiamo vedere se il Napoli avrà la forza di reagire, perché al Napoli tre punti sono fondamentali se vuole credere nella Champions. Avrà tanti scontri diretti in casa questo Napoli e dunque dovrà cercare in questi 10 minuti finali di riuscire a riportarsi in avanti. E perché davanti corrono, però come spesso accade nel calcio, ovviamente non scopriamo l'acqua calda, nel momento migliore di una squadra, poi nel momento in cui il Napoli rischiava poco nulla, mentre Juventus le occasioni le ha avute, quindi alla fine questo pareggio, visto anche il primo tempo, potrebbe anche dirsi meritato, però arriva il gol di Chiesa nel momento in cui il Napoli sembrava padrone del campo, davvero un fulmine di Chiesa, l'assist di Alcaraz, Chiesa nonostante l'area piena di uomini ha calciato con il destro, una rasoiata che è andata proprio a centrare l'angolo più lontano, non poteva farci nulla a Meret, e adesso Allegri sta pensando anche al colpaccio perché è pronto l'ex Milik e poi con il numero 6 Danilo, e vedremo se prenderà il posto di Bremer. 38esimo, Napoli 1 Juventus 1, dopo Kvaratskhelia segna Chiesa, e questo era uno dei duelli che si annunciavano in questa partita, ma c'è Kvaratskhelia, il cross al centro, il colpo di testa a liberare, lancia per la prima volta quando è entrato al posto di Rachmani, il tocco per Lobotka, ancora per Anghissà, Lobotka, palla per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia che va a servire Anghissà lateralmente a destra per Di Lorenzo per Raspadori, molto largo a destra, Raspadori prova ad accentrarsi, il tocco e ancora per Anghissà, il controcross di Di Lorenzo, lo stop di Osimhen, spalle alla porta, va in mezzo, viene chiuso, l'arbitro è lì, lascia proseguire, non protesta il Napoli che anzi continua a giocare, area di rigore, tiro murato, palla sul fondo, e adesso sì c'è qualche protesta del Napoli, vedremo se ci sarà un intervento VAR, c'è da dire che Osimhen è ancora a terra, che il Napoli ha proseguito, che l'arbitro era vicino, ha allargato le braccia, ha fatto proseguire, vedremo se dal VAR, dove ci sono Mister VAR, Irrati e Sozza, l'arbitro di Aprilia verrà richiamato, non sembrerebbe così, vediamo se però il doppio cambio nella Juventus, che chiuderà i cambi per la Juventus perché si arriverà a 5, verrà fatto adesso oppure si aspetta. Osimhen è ancora a terra. Osimhen è ancora a terra e forse anche un modo per dare un po' di pressione psicologica all'arbitro, perché ecco, attenzione, va a vedere.
va a vedere, e quando va a vedere, lo avete capito anche dal boato del pubblico, vuol dire che dal VAR hanno detto qualcosa c'è, e allora viene praticamente sotto la nostra postazione l'arbitro Mariani a controllare il gabbiotto dove c'è il monitor. Nessuno ovviamente si può avvicinare, addetti al campo e addetti della Lega non fanno avvicinare nessuno, c'è solo la telecamera ufficiale che trasmette la partita che si avvicina per visionare le immagini. Mariani ha visto poco perché torna subito in campo, fa il gesto del VAR, boato del pubblico, ed è dice calmi, calcio di rigore. Ha fatto un gesto plateale Mariani perché non ha indicato subito il dischetto, adesso va ad ammonire il giocatore Bremer, se la taccia per lui, anzi ma Bremer era già ammonito, quindi insomma se fosse Bremer il giocatore ammonito, o forse Locatelli il giocatore che viene ammonito, o forse anche Nonge che è lì vicino, erano in tanti. L'arbitro che lì per lì aveva lasciato proseguire è andato a vedere il contatto, ha dato rigore alla Napoli. E quindi calcio di rigore per il Napoli con Osimhen che si fa consegnare il pallone da Szczęsny, il quale glielo consegna con molta grazia. La Juventus ha trovato il gol del pari e adesso rischia di tornare sotto. Si è Nonge, il giocatore ammonito per proteste, e quindi l'ammonito è Nonge, il contatto in aria porta la nostra destra. Siamo al 41esimo, con tutta probabilità al 42esimo, che era stato il minuto del gol di Kvaratskhelia, ma nel primo tempo potrebbe arrivare un'occasione importantissima per il Napoli, ossia la massima punizione. Osimhen sul pallone, di fronte c'è Szczęsny, porta la nostra destra, tutti fuori, dice Mariani, dall'area di rigore quelli della Juventus. Tra l'altro fallo direi anche abbastanza ingenuo, perché erano in tre con tutti schierati e con Osimhen che stava per uscire dall'area di rigore. Intervento evidentemente istintivo da parte di un giocatore della Juventus. Victor Osimhen studia il piazzamento di Szczęsny, che si piega sulle ginocchia, sembra tutto pronto, la rincorsa di Osimhen che partirà con il destro, parte Osimhen, il tiro, la parata sulla respinta, il gol! Il Napoli va in gol sulla parata di Szczęsny, è intervenuto prima di tutti e va ad esultare Raspadori, la mette dentro lui. Szczęsny aveva parato mentre quelli della Juventus ancora protestano, non è riuscito però a recuperare la ribattuta, il più rapido di tutti è Raspadori, chiaramente quelli della Juve dicono se è entrato in aria il rigore da ripetere oppure addirittura da annullare. Intanto il gol di Raspadori, 42esimo, l'arbitro però va verso il centro del campo, rigore parato da Szczęsny, Raspadori ha ribadito in porta. Non ha calciato benissimo Osimhen in questa circostanza, a mezza altezza ha mirato alla sinistra di Szczęsny, che è riuscito a intercettare il pallone, non a trattenerlo, rapidissimo Raspadori, anche se si era avventati in tre giocatori del Napoli sul pallone, anche Di Lorenzo tra questi, è stato il primo ad arrivare Raspadori, che è stato bravissimo a piazzare il pallone, ha aperto il piatto e lo ha messo proprio sotto l'incrocio dei pali interni, il pallone che è andato a toccare, a baciare proprio l'incrocio dei pali interni, si è spento nella rete, nella porta difesa da Szczęsny, un gol importante. Napoli rinfrancato, sembra almeno nello spirito aver ritrovato il vigore dell'anno scorso. Eh sì, parliamo della Champions del prossimo anno, ma non dimentichiamo che c'è anche la Champions di quest'anno, non questa settimana ma la prossima. Napoli andrà a Barcellona per il ritorno dopo l'1-1 e beh, insomma, forse fino a un mesetto fa avremmo detto grande difficoltà per il Napoli, questo Napoli se la può giocare. Assolutamente, era un ambiente depresso, è passato poco, sono passate due settimane con dei buoni risultati e soprattutto delle prestazioni dei giocatori significative su buoni livelli per ricaricare tutto l'ambiente. Poi si sa, insomma, la Juventus non è un avversario qualsiasi, il Napoli ha vinto le ultime quattro qui in casa, e se dovesse portare a termine questo risultato, le ultime quattro qui in casa contro la Juventus, se dovesse vincere anche stasera per la prima volta nella sua storia, avrebbe vinto cinque partite consecutive con la Juventus, insomma sono quelle vittorie che sicuramente fanno tanto morale, oltre a fare scalare punti verso la rincorsa, verso l'Europa. Tanto Calzona si è preso il suo primo giallo, se non ricordo male, da quando fa l'allenatore in campionato, è la terza partita, più una in Champions, punizione, esce Meret, tutto su questa punizione, perché
Calzona la contestava, l'arbitro l'ha fatta ribattere e poi il pallone, adesso tutti dicono che è finita, ma attenzione, può esserci un contropiede Napoli, sbilanciata la Juventus, il lancio lungo, Anghissà non deve andare su questo pallone perché è in fuorigioco, ci va Osimhen, il recupero grande di Rugani, poi si alza la bandierina del fuorigioco, ma è finita anche la partita. Il Napoli batte la Juventus per 2-1.